Non siamo partiti benissimo, nel primo tempo c'è stata molta deconcentrazione, poca lucidità, anche poca intensità. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo riusciti a pareggiarla, poi è chiaro un gol preso subito dopo il pareggio ci ha un po' destabilizzato, ma abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a vincere la partita, come ci capita da un po' adesso in campionato, però sicuramente abbiamo dato tutto dal punto di vista dell'impegno, però questo non deve assolutamente toglierci dai nostri obiettivi, e quindi ce la giocheremo fino alla fine. Adesso abbiamo praticamente una strada per raggiungere la Champions, ma sicuramente faremo di tutto per cercare di vincere e di raggiungere l'obiettivo comune. E ovviamente la strada della Champions non è soltanto quella della finale, perché mancano 3 partite, però questa è una squadra, anche Giuseppe Mourinho l'ha detto spesso, bisogna pensare una volta, una partita alla volta. La classifica è ancora aperta, c'è un'altra partita prima della finale e sicuramente anche la partita di Firenze sarà importante. Sì, assolutamente. Questa era un'occasione per rimanere agganciati al Milan. È chiaro che adesso le cose un po' si complicano, però è il nostro dovere cercare di vincere a Firenze, vincere poi con lo Spezia e provare a raggiungere la Champions da entrambe le parti. Per cui non molliamo, rimaniamo uniti come sempre perché siamo un grande gruppo e ce la giochiamo fino alla fine. Un'ultima cosa al volo, tra le notizie positive c'è cioè il tuo ritorno in campo, vederti avere un'arma in più in questo finale di stagione è sicuramente importante. Sì, sono riuscito anche a rientrare prima del previsto, questa è una cosa di cui sono contento, sono riuscito a trovare anche subito il gol, per cui chiaro la condizione non è proprio al 100%, ma c'è un'altra partita e poi ci giocheremo tutto in finale, per cui sono contento di aver segnato e di stare bene.